la Fondazione Teatro Massimo, a nome della città di Palermo, ho espresso gratitudine e apprezzamento al sovrintendente Francesco Giambrone, che si è dimesso per assumere l'incarico di sovrintendente del Teatro dell'Opera di Roma. Un apprezzamento e gratitudine per aver condiviso e accompagnato il cammino di sviluppo culturale e artistico della nostra città, per avere fortemente legato il Teatro Massimo alla vita della città, come peraltro qui simbolicamente espresso da Piazza Pretoria, che costituisce uno dei passaggi fondamentali dei Vespri Siciliani, opera che in edizione francese aprirà la stagione 2022. Io credo che sia un momento importante nella vita del Teatro Massimo, che adesso si accinge ad essere guidata dal nuovo sovrintendente Marco Betta, in piena continuità di impegno professionale, in piena continuità di sensibilità artistica. Auguri, auguri al sovrintendente Francesco Giambrone, auguri al sovrintendente Marco Betta. Un'emozione molto grande, una giornata commovente, sono davvero molto colpito e ringrazio tutti per questo momento così importante. Il Teatro Massimo è un teatro forte, il Teatro Massimo è un teatro che ha acquisito nel tempo l'orgoglio di una grande fabbrica di cultura, ma credo che la cosa più importante sia il fatto che il Teatro Massimo è un po' il simbolo di questa città perché c'è una forte connessione tra il teatro e la città, che è quello a cui abbiamo lavorato in questi anni. E la forza che il teatro ha raggiunto gli permetterà di andare avanti nel tempo in sicurezza e di consolidare sempre più questo rapporto, che poi è il senso più importante della vita di un'istituzione culturale, riuscire a entrare in connessione con la comunità, riuscire ad essere uno strumento per la crescita e lo sviluppo della comunità. Questo è stato il Teatro Massimo e devo dire che avere ricevuto oggi dalle mani del sindaco la medaglia della città è stato un momento di grande commozione per il mio percorso nella città, per l'amore che questa città mi ha restituito negli anni e che questo teatro mi ha restituito negli anni. A Marco Betta, che è un amico da sempre, un compagno di viaggio straordinario, in viaggi anche complessi, dentro questo teatro e fuori da questo teatro, l'augurio più affettuoso di continuare questo percorso, di rilanciare ulteriormente il teatro con la sua capacità, con le sue competenze. E sono certo che sarà anche per lui un'avventura straordinaria. Grazie a questo teatro, auguri a tutti, auguri a Marco, auguri a tutta questa grande e straordinaria comunità del Teatro Massimo.